si aprono in una Segafredo Arena sold out le finals della LBA Unipol-Sai, Virtus e Olimpia, ancora loro di fronte in una gara 1 subito molto importante, una serie dove gli uomini di Ettore Messina sanno di dover vincere qui almeno una volta. Banchi recupera Ife Lundberg e Ante Zizic e soprattutto trova la partenza che voleva, iperaggressiva, tre recuperi di primi minuti per le Brunere che si distendono in campo aperto e stappano la partita con i primi due di Alessandro Paiola. Poi è il momento anche dell'MVP, Marco Bellinelli, che con una finta manda al bar Stefano Tonutte e segna un gran canestro, 8-4 Virtus per un Milano che fa fatica a organizzarsi in attacco, prova a ragionare, a lavorare Shavon Shields. In questo caso l'assalto non va a buon segno, ma è pronto Nicolò Melli col tapin che dà un po' di ossigeno all'attacco dell'Olimpia. Poi al lavoro ci va Toko Sengelia che trova Cordinier con un grande ribaltamento. Arriva anche la tripla, Bologna avanti 18-9 e Milano soprattutto non ha ancora segnato da tre punti nei primi 8 minuti della partita. Ci pensa Shabazz Napier che avrà una grande serata al tiro, questa è una grande finta. Cordinier beffato e poi il canestro che riduce un po' la situazione e calma l'entusiasmo della Segafredo Arena. 18-12 dopo 10 minuti di pallacanestro. L'inizio del secondo quarto non cambia la situazione, prima Bass e poi Toko Sengelia che chiuderà una partita da 16-8 rimbalzi e 3 assist. 25-14, obbligata Milano a cambiare registro soprattutto in attacco, ma Sengelia gioca la sua miglior parte di gara proprio in questa via di secondo quarto dove Bologna tiene 10 punti di margine. Melli allora prova a sgusciare alla difesa delle Brunere e riduce a meno 8. Time out per Luca Banchi, ma Milano ha cambiato qualcosa e comincia ad andare a rimbalzo in attacco con grande aggressività. Qui Kyle Hines fa 31-25 con il quarto rimbalzo in attacco dell'Olimpia nel primo tempo. Poi arriva il momento di Ante Zizic pescato da Hackett per il 33-25 che sarà anche il risultato finale del primo tempo. In apertura di ripresa però cambia tutto, soprattutto le percentuali dall'arco di Milano. Inizia Napier per il 33-28 con una tripla, la risposta di Cordinier su un altro assist di Toko Sengelia per tenere a 6 punti di margine le Brunere che poi riattaccano, ma adesso la difesa di Milano ha un'altra aggressività, rubata di Tonut. Mirotic prova ad andare a segnare, arriva ancora Sengelia a fermarlo, ci pensa Napier in incursione a trovare un bel canestro, già 15 a metà del terzo quarto per Shabazz Napier che chiuderà a 21 la sua gran partita. Shields si fa sentire dall'arco con la prima tripla della sua gara, dall'altra parte risponde ovviamente Bellinelli, dopo 5 errori arriva il bersaglio pesante, c'è anche il fallo con Milano che è avanti di 3 punti e che adesso si è scatenata. Devon Hall si apre e segna un'altra tripla, 4-6 nel quarto per l'Olimpia che arriva anche alla quinta con Shavon Shields per il 54-48 del trentesimo del quarto periodo. Lundberg apre da par suo la partita riportando a meno 1 la Virtus, ma Milano è caldissima e Devon Hall ne mette un'altra in questo festival per il più 5 su 60-55. Si entrano negli ultimi 5 minuti di gara con la Virtus che si riaffida a Toko Sengelia. Un gran finale testa a testa con il georgiano super protagonista, ancora a meno 1 la Virtus che poi attacca forte con Cordinier che subisce il fallo e fa esplodere la Segafredo Arena. Partita accesissima adesso e che tutti sanno si risolverà nel finale. Arriva ancora un assalto di Sengelia, una linea di fondo di Cordinier che segna un canestro fondamentale, 68-65, 37 secondi e 6 decimi, va la palla nelle mani di Shabazz Napier che dopo il time out pareggia e silenzia la Segafredo Arena. 8-13 per Milano nel secondo tempo nelle triple, cambiata completamente la gara. Poi l'assalto di Bologna non va a buon fine, attacca Napier per vincere la partita, arriva la stoppata e poi il tentativo di Cordinier non trova il bersaglio e allora gara 1 delle finals comincia con l'overtime sul 68 pari. Milano però ha molta più energia, comincia meglio ad attaccare per il 70-68 poco prima che inizi lo show di Shavon Shields che sale in cattedra e spacca la partita con un parziale devastante. Shields alla fine avrà 25 punti e 6-7 da 3, 3 le mette in fila in avvio di overtime, 11-2 il parziale per l'Olimpia.
La Virtus prova a resistere, ma sulla terza tripla di Schiltz davvero ammaina tutta la resistenza. Hackett fa il possibile, ma è semplicemente scatenato il danese che non si ferma, finisce 86-75. L'Olimpia si prende l'1-0 nella finale scudetto con un gran finale. Tra 48 ore la caldissima gara 2, ancora alla Segafredo Arena.